Buonasera a tutti, io sono Paolo Perozzo e con Maria Elena Forzi ho il piacere di presentarvi questa sera questo nuovo libro di Monia Benigni che si intitola Liberarsi dalla dittatura europea. E ogni volta che presento Monia dico anche due parole su di lei, anche se non sono necessarie, ma comunque qualcuno magari non ti conosce, perciò o ti conosce poco, perciò qualcosa di te lo diciamo. Allora, Monia Benigni, cosa si può dire di te in poche parole? Dunque, senza dubbio europeista, membro del Bilderberg, dell'Istituto Aspen, della Trilaterale, Baltica anche lì, giusto? Io, tanto. Ecco, no, allora sembra che invece poi nel corso di quest'anno Monia, mi dispiace, ti ho irrimediabilmente smascherata, tu hai questa colpa imperdonabile dell'euroscetticismo e questa è una cosa che veramente, cioè, è dura, eh? È dura, guarda, rimproverabile, veramente, non so come, per esempio, sono in imbarazzo anch'io. Sì. No, allora, Monia viene da un percorso di laurea in lingue, giusto? Dopodiché, leggo dal libro per non sbagliare, perché qualifica di morte, c'è un percorso formativo nell'ambito delle relazioni e delle funzioni internazionali, con studi e specializzazioni all'Università di Padova, all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, all'Istituto di Sociologia Don Luigi Sturzo di Caltagirone e all'Università di Perpignano in Francia. Se non ricordo male, però, tu hai avuto anche un'esperienza di tipo parlamentare. Hai assistito a un parlamentare europeo o nazionale? Nazionale. Il nostro senatore Fernando Rossi? Sì, ecco, bene. Allora, cosa dire su questo libro? Poi adesso Elena, prima di darti la parola, farà una piccola presentazione del testo. Io volevo solo dire che effettivamente la lettura di questo testo mi ha interessato, ma mi ha anche, devo dire, allarmato, come i testi precedenti. Non mancano i motivi di preoccupazione. Noi siamo passati idealmente in pochi secoli da un'Europa in cui appunto avevamo la tavola rotonda dei 12 cavalieri di Artù. Invece oggi abbiamo questa round table, e questa è una cosa che ha richiamato molto la mia attenzione, che non è altro che sì una tavola rotonda, però non è assolutamente occupata da cavalieri virtuosi, ma anzi tutto il contrario, perché si tratta di una serie di lobby che dettano proprio senza mezzi termini delle indicazioni di politica nazionale ed internazionale alla Commissione europea. Quindi qualcosa di molto delicato e non è l'unico degli strumenti di potere di una finanza che comunque parla con molte voci ed è veramente preoccupante. Una delle cose che ritengo più allarmanti, poi ci dirai tu cosa ne pensi, è questa ambiguità, non uso le parole non trasparente, non democraticità, perché questo non è molto, però questa ambiguità di una classe dirigente che ci governa e che governa l'Europa, che purtroppo all'apparenza ha le caratteristiche di una discreta affidabilità. E quindi noi abbiamo dei volti puliti che invece dietro, apparentemente puliti, e che invece dietro nascondono un grande bagaglio di parole e di intenzioni non proprie, assolutamente non proprie. E cosa voglia dire fare il politico sulla base di indicazioni date da altri, io non voglio neanche immaginarlo, cioè è qualcosa di squallidissimo. Soprattutto quando sul rispetto di quelle indicazioni poi si basa una carriera, un successo politico. Quindi questo è veramente terrificante, a spese di tutti i cittadini ignari, che
che magari coltivano e difendono nel loro privato questo mito dell'Europa nei suoi contenuti migliori, quindi inconsapevolmente, no? Allora io darei la parola un attimo a Elena, che ci fa una brevissima presentazione del testo. Ovviamente lei cercherà di dire tutte le cose che avresti voluto dire tu, in modo tale che poi non ti resterà niente da dire e passeremo al dibattito. Bene, la parola ad Elena. Grazie Paolo. Buonasera a tutti, io sono Maria Elena Forte, per chi non mi conosce, e ho il piacere stasera di dirvi proprio due parole sul libro di Monia, il terzo libro. Il titolo è Liberarsi dalla dittatura europea, è un libro edito dalla casa editrice Sì, è uscito ad agosto di quest'anno, fresco fresco. E nei mesi precedenti erano stati organizzati anche altri incontri per presentare i due libri precedenti di Monia, erano usciti nel 2012, uno era La guerra dell'Europa e il secondo era Risvegliati. Il terzo libro, Liberarsi dalla dittatura europea, è sostanzialmente diviso in tre capitoli. Nel primo capitolo, intitolato Una casa ricevuta in eredità, che è anche quello che c'è scritto alle nostre spalle, si parte dal lontano piano Marshall, che è stato attuato nell'immediato dopoguerra dal 48 al 51, si passa per il Trattato di Maastricht e, con parole abbastanza chiare e abbastanza esplicite, Monia ci racconta come siamo arrivati all'Unione Europea, che vediamo adesso, come è nata la Banca Centrale Europea, la BCE, che è un organo autonomo, è un organo sovrano, è un organo extraterritoriale, e ci racconta come siamo arrivati ad una moneta unica, all'euro, la cui quantità immessa sul mercato non viene più decisa dai singoli governi, come voi sapete, ma viene decisa dalla Banca Centrale Europea. C'è un secondo capitolo, la frase ci colpisce immediatamente, è una frase che forse avrete già sentito: non è una crisi, è il sistema. Monia ci offre una visione di quella che è la situazione dei mercati finanziari attuali, ci parla di speculazioni che vengono fatte da queste grandi multinazionali, da questi grandi banchieri, dall'alta finanza, sempre fatte con scopi utilitaristici. Sapete che cos'è l'utilitarismo? La teoria per cui un individuo raggiunge la massima felicità attraverso il benessere materiale, quindi ovviamente attraverso il denaro. E leggendo scopriamo purtroppo che gli obiettivi dell'alta finanza non hanno niente a che vedere con il benessere dei cittadini. Però i cittadini si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in queste grandi manovre e hanno raccolto sulle proprie spalle il peso di un debito che i governi hanno assunto con le banche per evitare il collasso del sistema bancario stesso. Monia ci parla di Fondo Monetario Internazionale, di globalizzazione, di crisi dell'intero sistema Europa, e fa anche un interessante paragone con due paesi, Grecia e Cipro, che hanno attraversato una crisi gravissima, sono considerati dei sorvegliati speciali, ma direi che praticamente anche noi lo siamo a questo punto. E per questi paesi sono stati emanati una serie di provvedimenti che ricordano in moltissimi punti le manovre che il governo sta attuando in Italia. Poi c'è un terzo capitolo in cui si parla di euroscetticismo. Qualcuno la vede come una colpa, sembra quasi blasfemo non credere in questa Unione Europea, così come è stata pensata e attuata, invece è lecito essere euroscettici se guardiamo i risultati degli ultimi 10 anni, perché in questi ultimi 10 anni c'è stato un percorso graduale ma inesorabile in cui i paesi forti sono diventati ancora più forti e più potenti e i paesi deboli sono diventati ancora più deboli e purtroppo ancora più poveri. Monia ci dice che dovremmo opporci, che dovremmo in qualche modo resistere, però la vera domanda è come dobbiamo farlo. Cita parole di Papa Francesco, il quale dice che dovremmo agire con impegno personale e con partecipazione reale, non soltanto con il computer attraverso la rete. Dovremmo essere anche consapevoli che
anche attraverso la rete c'è in atto un sistema che monitora, che saggia le opinioni, che cerca di influenzarle, quindi non è esente nemmeno la rete da questo. Ricordiamoci che nel 2014 ci sono le elezioni per il Parlamento europeo e purtroppo è in atto un sistema che in ogni modo e con ogni mezzo tenta di convincere i cittadini che essere euroscettici non si sa perché sia sbagliato. Io lascio la parola a Monia, che vi illustrerà molto meglio di me il libro che lei ha scritto. Al termine ci sarà uno spazio dedicato alle domande che potrete fare per approfondire, chiarire ed eventualmente anche controbattere, se c'è qualche europeista convinto. Grazie, vorrei ringraziare subito sia Paolo che Elena per questa introduzione. E partiamo subito da questa casa ricevuta in eredità, da questa Unione Europea, rispetto alla quale dovremmo essere felici di aver ottenuto quello che abbiamo oggi. Ovvero una Unione Europea che doveva originariamente essere un territorio di convivenza pacifica, di arricchimento reciproco, e secondo le idee di quello che è uno dei miei punti di riferimento, Altiero Spinelli, avremmo dovuto vivere all'interno di un'Europa federalista, dove i vari paesi, gli stati in qualche modo condividevano un percorso, condividevano un'unione, una vera e propria Europa dei popoli, un'Europa dei cittadini. Questa è un'idea che ancora porto avanti, che è ancora dentro di me. Ma se andiamo a vedere qual è la struttura attuale della casa che abbiamo ricevuto in eredità, ci accorgiamo che ben distante e distinta invece da ciò che in qualche modo ci hanno propagandato, ma soprattutto dagli ideali che magari molti di noi condividono. E direi, passiamo subito alla casa nella sua realtà, nei suoi aspetti. Prima giustamente si diceva si parte dal piano Marshall, si va un pochino indietro nel tempo, ma è necessario, perché se no non ci renderemo conto, ad esempio, che l'Unione Europea Monetaria, all'interno della quale ci troviamo, è stata creata e voluta, ce lo dice William Clayton, uomo chiave del Dipartimento di Stato americano, è stata voluta perché già alla fine del secondo conflitto mondiale gli Stati Uniti avevano necessità di accaparrarsi i mercati europei, altrimenti sarebbero stati costretti a ricostruire la propria economia sin dalla base. E per questo gli Stati Uniti organizzano due agenzie, una interna che serve per sostenere quelle che saranno le aziende, le corporations che poi venderanno i propri prodotti, le materie prime di cui i paesi europei erano del tutto privi, ricordiamoci che era appena finito il secondo conflitto mondiale, e tra parentesi, quelle stesse aziende che oggi possiamo chiamare multinazionali, perché da lì poi comincia ad allargarsi il discorso. E poi una seconda agenzia, appunto voluta dagli Stati Uniti, con sede a Parigi, che di nome fa Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea, in sigla OCE. È questa OCE che fornisce la cornice negoziale che porta prima nel 1951 alla creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e poi nel 1957 alla sigla dei Trattati di Roma e quindi alla vera e propria creazione della Comunità Economica Europea, la OCE, ACE. Questo è uno dei punti di riferimento che dobbiamo avere presente. Se però questo sembra troppo distante, è passata tanta acqua sotto i ponti e quindi c'è stata un'evoluzione anche storica da questo punto di vista, soffermiamoci allora ad una tappa un pochino più vicina a noi. Una tappa con dei documenti che ancora oggi potete reperire in rete sul sito dell'Europarlamento o della Commissione Europea. Ed è un vero e proprio piano, viene chiamato, oppure dossier, Pierre Werner. Pierre Werner è il capo di una commissione di lavoro voluta dall'allora CE a 6 membri, Italia, Francia, Germania e Benelux, per definire una vera e propria roadmap, ovvero un insieme di passi, provvedimenti e uno scadenziario, chiamiamolo così, del come si sarebbe dovuto raggiungere quello che già allora, 1970, veniva definito obiettivo finale di questa Unione Europea, della CE allora, ovvero una moneta unica. 1970, quando ancora, come dire, Spinelli c'era, era attivo, altri europeisti convinti stavano lavorando, si pensava già ad un obiettivo conclusivo, prioritario,
quasi esclusivo, se leggete, ti invito a farlo, questo Pian Pierre Werner, dell'ottenimento di una moneta unica, non quindi una costruzione politica o geopolitica, non un'Europa dei popoli e dei cittadini, ma una vera e propria Europa dei mercati e della moneta unica. Saltiamo ancora più vicino a noi. Arriviamo al Trattato di Maastricht, entrato in vigore il 1 gennaio del 1993. Con il Trattato di Maastricht, fondamentalmente cediamo la nostra sovranità monetaria a un sistema europeo di banche centrali e, in ultimo, quindi, ad una banca centrale europea. Questo nonostante la Costituzione italiana, all'articolo 11, dica che sono possibili solamente limitazioni di sovranità e non cessioni, come invece è avvenuto, e peraltro per il raggiungimento di fini di mantenimento della pace e in condizioni di parità con altri stati. Noi invece abbiamo ceduto la nostra sovranità senza alcun limite temporale. L'obiettivo non è quello del mantenimento della pace, ma è mantenere la stabilità dei prezzi, qua e là contenere anche la spinta inflattiva, si trova, e soprattutto non in condizioni di parità con altri stati, quindi non verso altri stati, ma nei confronti di una banca, la Banca Centrale Europea. C'è un passaggio che nel libro ho omesso, perché era dato parte di un acquisito piuttosto recente, e lo spiega in un saggio pubblicato il mese scorso Giuseppe Guarino, che è stato anche ministro italiano, che ha collaborato con Spinelli, e richiama l'attenzione, e a maggior ragione, pur non essendo nel libro, vi prego, prendetevi il tempo per cercare questo saggio e per fare questo tipo di comparazione, spiega la differenza che c'è tra quanto sancito in termini di sovranità economica residua, cioè che viene lasciata ai diversi paesi che entrano nell'Unione Europea monetaria, e quanto invece si è tradotto in realtà in una vera e propria dittatura economica finanziaria di organismi che hanno completamente sottratto ciò che invece era stato stabilito dagli articoli 102 e 103 del Trattato di Maastricht, che prevedeva appunto una possibilità di manovra, uno spazio residuale appunto per i paesi per poter utilizzare dei margini di sovranità. In sostanza si doveva avere un euro unico ma tanta manovrabilità interna. Invece no. Perché guardate, quando questa Europa, questa struttura europea che andava componendosi, questa Unione Europea Monetaria, è al dunque, ovvero nel momento di verifica dei parametri di convergenza, vi ricordate il periodo 95-97, nel 97 si arrivò a dover valutare se, come dire, i paesi erano bravi, virtuosi o se invece non rispettavano i criteri per poter entrare in questa Unione Monetaria. Quindi quando tutti erano disperati, quando, come ci spiego il livello Lanchard ad esempio, per l'Italia furono fatti tutti i contabili, per la Grecia similmente, ecco, in quel momento, nel marasma generale, c'è qualcuno che scrive un regolamento attuativo, un regolamento 1466, che appunto viene approvato all'unanimità nel 97, ed è il come si traduce in pratica ciò che prevede il Trattato di Maastricht. Ebbene, questo regolamento, di cui nessuno parla, è quello che toglie totalmente ogni singolo residuo margine di sovranità economica per tutti i paesi che vanno ad adottare l'euro. E passa in sordina. Nessuno se ne accorge. Eppure ci sarà stato un estensore di questo regolamento? O pensate che sia stato un computer che l'ha scritto in automatico? Beh, chiaro, così come succede magari al Parlamento, quando c'era appunto Fernando Rossi che chiedeva l'abbattimento dei compensi nel comparto pubblico per le aziende pubbliche, fu chiesto un dimezzamento, quando arrivò in aula, addirittura raddoppiato come limite, e chiese: ma com'è possibile? E si è citato un errore del computer, questo gli dissero ufficialmente. Quindi, insomma, non è possibile che un computer autonomamente redigere un regolamento di questo tipo, quindi c'è qualcuno che chiaramente ha voluto sottrarre integralmente quel minimo di sovranità che veniva riconosciuto ai paesi. Poi, se ci avviciniamo ancora di più a noi, arriviamo al Trattato di Lisbona, a quello che secondo Giscard d'Estaing, rispetto all'Europa non è l'ultimo arrivato rispetto alla costruzione dell'attuale struttura europea, e Giscard d'Estaing dice chiaramente: attenzione, perché il Trattato di Lisbona è stata una solenne truffa condotta contro quei cittadini, contro quei paesi nei quali era già arrivato, ve lo ricordo,
ricordate, la Costituzione europea ed era stata bocciata con referendum sia in Francia che in Olanda, perché non piaceva, perché sottraeva ulteriori strumenti democratici, altro che sbandierarlo come una conquista di strumenti democratici per i cittadini. No, è uno strumento peggiorativo. E nonostante ciò, che cosa fu fatto? Si prese la Costituzione europea già respinta da due paesi, la si spogliò, la si cambiò d'abito, la si toccò un pochino e la si presentò, la si impose come Trattato di Lisbona, un trattato grazie al quale tutti i paesi membri avrebbero tratto enormi benefici. E in Italia come avvenne questo passaggio, questo arrivo all'interno dell'Unione Monetaria? Abbiamo fatto da apripista. Da noi, al di là appunto di quello che dice Olivier Blanchard, numero 2 oggi del Fondo Monetario Internazionale, l'autore del testo di macroeconomia che i nostri studenti studiano nelle facoltà di indirizzo economico, furono fatti tutti i contabili, ma soprattutto fu fatto un prelievo forzoso notturno sui nostri conti correnti. In qualche modo abbiamo suggerito la via per provvedimenti recenti che sono stati adottati, ad esempio, verso Cipro. E fra l'altro un genere di provvedimenti che piace tanto anche Cottarelli, l'attuale esperto della spending review, così esperto che siamo riusciti a creare delle nuove commissioni di lavoro che serviranno indubbiamente a risolvere i problemi, come no. Ma chiusa la parentesi, insomma, un pochino caustica rispetto a Cottarelli, questo prelievo forzoso notturno piace così tanto che il Fondo Monetario Internazionale suggerisce che potrebbe essere, come dire, uno di quei provvedimenti da standardizzare, lo trovate proprio anche questi giorni in rete, per i vari paesi non virtuosi. E poi che cosa avvenne in Italia? L'hanno fatto anche in Grecia, no? Sì, 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 beh, lì è stato un ercatere proprio, cioè hanno tagliato letteralmente, non l'hanno fatto in maniera notturna, l'hanno dichiarato apertamente, provvediamo e abbattiamo il valore nominale dei titoli di Stato, ma addirittura fino al 75% oggettivo, che è stata una cosa molto drammatica nel marzo dell'anno scorso. In Italia, oltre al prelievo forzoso notturno, oltre al finanziario di lacrime e sangue, oltre ai famosi trucchi contabili per poter guardare lo spreno dell'Unione Monetaria, chissà perché i nostri media si dimenticano di ricordarcelo, in Italia ci hanno portato all'interno di questa Unione Monetaria con il segreto di Stato. Ora, se questa doveva essere l'Europa dei cittadini, l'Europa dei popoli, l'Europa di arricchimento reciproco, vi ricordate, dobbiamo entrare all'interno dell'euro perché solo così la nostra economia si salverà, solo così la nostra economia sarà rilanciata, dobbiamo entrare all'interno dell'euro perché solo così i nostri operai avranno la retribuzione, i salari degli operai tedeschi, dobbiamo entrare nell'euro perché sennò è la fine, ve lo ricordate? Su YouTube trovate ancora i video, le dichiarazioni di Prodi, dei vari esponenti, quindi è facile recuperare la memoria storica di questo. Però chissà perché nessuno ci spiega che il governo tecnico Dini, nel momento clou era sempre un tecnico che dovrebbe salvare le sorti, emana un decreto con un titolo pressoché incomprensibile, lunghissimo, di 4 righe scritte fitte, con i documenti sottratti all'accesso. Questo decreto, che ho voluto riportare all'interno del libro che trovate in vendita giù, ci ricorda che con le motivazioni ufficiali del sicurezza nazionale e il colmo della salvaguardia della sovranità economica del paese, viene sottoposto sotto segreto di Stato tutto ciò che abbia a che fare con la politica valutaria, finanziaria e monetaria, tutto il percorso di ingresso quindi all'interno dell'Unione Europea Monetaria, atti, studi, elaborazioni, pratiche sanzionatorie, pratiche di ispezione, ma ancora tutto ciò che riguarda il deficit pubblico, il debito pubblico, il fabbisogno del comparto pubblico, tutto viene segretato, sottratto all'accesso. Ripeto, nel libro gli articoli sono piuttosto corposi, ma sono drammaticamente evidenti. E chissà perché nessuno questo ce lo ricorda. Però tutti pronti a puntare il dito se qualcuno osa alzare la mano e dire attenzione, perché questa attuale Europa non è l'Europa d'Altiero Spinelli, non è l'Europa dei popoli e dei cittadini che vorremmo. Avete costruito un'altra cosa, è un aborto rispetto all'idea originaria.
però nessuno ci ricorda appunto gli strumenti che abbiamo pagato, che stiamo pagando di tasca nostra, che imprenditori, pensionati, studenti, licenziati, disoccupati o chi ancora cerca di difendere il proprio lavoro sta pagando e paga in alcuni casi addirittura rinunciando alla sua stessa vita. Questo chissà perché si dimenticano di dircelo. Così come si dimenticano di ricordarci alcune definizioni relative all'euro. Perché, ricordo, dichiarazione di Mario Draghi, sarà fatto di tutto per salvare l'euro. L'euro va salvato a qualunque costo. E non si parla ancora una volta di Unione Europea o di Europa, ma di euro, va salvato l'euro, qualunque cosa debba succedere, l'euro va salvato. Secondo Scholz, ministro delle finanze tedesco, nel 2012, l'euro è irrinunciabile perché assicura il primato dell'economia tedesca per un momento. L'Unione Europea monetaria è composta da 17 paesi, ma per quale ragione deve esserci il primato di una economia sulle altre? La famosa area valutaria ottimale, il famoso percorso di omogeneizzazione delle produzioni, degli scambi, del commercio? Dovresti pronunciare euro, non esattamente euro. Fatti sbagli. Hai perfettamente ragione. Tant'è che una cosa che non è risaputa è anche questa: i famosi parametri di convergenza e di mantenimento, quelli che dovremmo in qualche modo rispettare anche in virtù del fiscal compact che abbiamo inserito in Costituzione. Quindi ricordo il discorso del pareggio o equilibrio di bilancio. Ricordo parametri di convergenza come il rapporto 3% deficit-PIL, 60% debito-PIL, sono stati voluti da quello che era il massimo responsabile della Bundesbank nel periodo dell'unificazione tedesca e identificati come comportamento virtuoso ed imposti da altri paesi europei. Per cui il primo gesto in qualche modo di coercizione nei confronti di Delors fu appunto compiuto da questo responsabile tedesco e da lì si lavorò per convergere tutti quanti sui parametri che appunto furono definiti su esigenze indicate dalla Bundesbank. Ma sempre rispetto all'euro ci sono personaggi in realtà che noi non sentiamo mai nominare nei governi, nelle istituzioni, ma che agiscono nell'ombra e con una potenza di fuoco che difficilmente riusciamo ad immaginare. Sono grandissimi finanzieri che, pensate, come in questo caso George Soros, nell'arco di 24 ore lanciano un attacco speculativo contro la lira italiana e contro la sterlina inglese nell'arco di 24 ore nel 1992 e affondano, fanno affondare entrambe le valute nazionali. Considera che quest'anno è stato premiato con il premio Terzani. Allora, è... Wow, ah sì, giusto, avevo pubblicato, forse è stato Gianni che mi aveva condiviso l'articolo. Il colmo, fra l'altro, è che questo personaggio è in un qualche modo condannato in paesi dell'area indocinese proprio per speculazione verso la moneta nazionale e invece in Italia, a Bologna, vicino alla mia città, è stato premiato per volere di Prodi con una laurea honoris causa appunto in economia. Aveva dimostrato giustamente da fondare una valuta per cui in un qualche modo doveva essere premiato. George Soros è uno che agisce con strumenti di controllo che vanno dal Quantum Fund dei Rothschild sino al finanziamento della piattaforma per petizioni Avax. Quindi con tutto ciò che passa in mezzo l'ho trovato protagonista. E badate, sì, finanzia Avax attraverso un strumento chiamato Respubblica. Ho voluto inserire anche la cosiddetta, in Italia la chiameremo misura camerale, ma all'interno del libro c'è. Ebbene, Soros dice, non si può più mettere in discussione la circolazione di una moneta unica. L'euro esiste e il suo collasso provocherebbe perdite incalcolabili al sistema bancario. Quindi attenzione, non parliamo di economia reale, non parliamo di cittadini, ma parliamo di danni al sistema bancario. E beh, se in qualche modo osiamo sfidare l'esistenza dell'euro, rischia di crollare tutto il sistema bancario. Poi l'ultimo personaggio, vuoi per la propria esperienza all'interno della Banca Centrale Italiana, come ex Presidente della Repubblica, nonché come ruolo a livello ministeriale, nonché, e anche questa fa parte della documentazione, come apparato dei servizi italiani, servizi di Stato, già a partire dal 1943, sa come funzionano le cose
E rispetto all'euro spiega che questo ha generato un aumento dei prezzi superiore quasi un punto alla media, provocando un'erosione di competitività delle nostre merci e conseguenti danni in termini di quote di mercato. E nonostante tutto, però, chi osa sollevare qualche dubbio rispetto all'euro è un euroscettico, un fascista e contro le strutture, cosa che ad esempio personalmente non mi ritengo assolutamente. Non mi ritengo assolutamente al punto tale che nel mio animo ho in mente una struttura democratica, fatta veramente di una partecipazione reale, ma mi accorgo che all'interno di questa struttura europea non esiste più. Chi è che decide oggi? Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale. Ah già, ma anche qui i nostri media sono un po' smemorati. Si dimenticano di informarci che, indipendentemente dai governi che si sono alternati, Berlusconi piuttosto che Monti, piuttosto che Letta, il governo degli opposti, o meglio il governo di De Grotte, perché alla fine questo è, ci troviamo di fronte ad un ministero delle finanze, il ministero dell'economia, che chiama regolarmente delle commissioni di studio e di valutazione del Fondo Monetario Internazionale con cadenza trimestrale. Perché? I nostri media non ce lo dicono, ma è tutto documentato, andate sul sito del Fondo Monetario Internazionale, trovate tutto, relazioni, conferenze stampa, dichiarazioni. Il nostro ministero li chiama di volta in volta per chiedere che cosa facciamo con la pressione fiscale, cosa facciamo quindi con l'IVA, cosa facciamo con l'età pensionabile, cosa facciamo con l'occupazione, cosa facciamo con la sanità. E guarda caso, ogni volta arrivano delle classiche raccomandazioni alle quali non si può dire di no. Per cui è inutile in un qualche modo puntare verso il dito quando invece bisognerebbe colpire la luna. E allora certo ci sarà chi ha sentito a dire che vogliono svendere il territorio italiano. Ci sarà rabbia quando si scopre che aumentano l'IVA, ci sarà rabbia quando si scopre che hanno deciso che si va in pensione più tardi, ci sarà rabbia quando dicono che la sanità deve tendere sempre di più verso una struttura a carattere privato, ci sarà rabbia quando si sente che bisogna privatizzare il patrimonio di Stato, ma i governi che si alternano non fanno altro che ubbidire, che in qualche modo accondiscendere a queste famose raccomandazioni alle quali non si può dire di no. E sono provvedimenti fotocopia che vengono realizzati in tutti i paesi, Spagna, Portogallo, Irlanda, Italia, nella stessa Slovenia con il discorso delle privatizzazioni, la Grecia, Cipro, sono indicazioni fotocopia, è un nuovo modo contemporaneo di colonizzare, di occupare questi paesi, una guerra sorda, silenziosa, ma che viene attualmente compiuta e pagata da noi. Ma poi chi è che decide? Allora ecco, la famosa tavola rotonda contemporanea, non sono più i cavalieri della tavola rotonda, forse altro genere di cavalieri, dal momento che sono i rappresentanti di multinazionali come British American Tobacco, Telefonica, Telecom Italia, che ormai è tutt'uno, Ion, Heineken, Nestlé, Repsol, Vodafone, ThyssenKrupp, Total, OMV, British Petroleum, Fiat, Renault, BMW, Bas, Nokia, Gilles, Suez, Solvay, Unilever, Deutsche Telekom, eccetera. Quindi rappresentanti di questi multinazionali, raccolti in questa struttura che si chiama European Roundtable, ERT, fatevi un giro in internet, andate sul sito di questa ERT e trovate una vera e propria roadmap fino al 2025, come immaginano l'Europa nel 2025. La si può utilizzare un po' come una sorta di premonizione. Per intenderci, è questa ERT che già fine anni 80, inizio anni 90, decise che era necessario un corridoio ad alta velocità che partisse dal Portogallo e raggiungesse Kiev, indipendentemente dai costi, perché loro faceva comodo che ci fosse questo tipo di cosa, in fin dei conti sarebbe stato redditizio per la European Roundtable anche semplicemente alla fase di progettazione. Non importa se l'alta velocità non serve, non importa se rischia di essere inutile, non importa se i dati dimostrano che si poteva lavorare in un modo piuttosto che in un altro, la European Roundtable così ha indicato. La European Roundtable è quella che scrive le bozze che vengono fornite, lo diceva giustamente prima Paolo Perozzo, le bozze che vengono fornite alla Commissione Europea, ad esempio,
e che ci dicono che magari nel nostro territorio non si può più coltivare ciò che storicamente veniva prodotto, che i nostri allevatori devono avere delle quote, che i nostri pescatori devono utilizzare imbarcazioni di un certo tipo, che l'agricoltura, così come il commercio, come l'artigianato e l'industria devono sottostare a delle indicazioni direttive vincolanti da parte della Commissione europea. Sono quelli che dicono che tutto sommato va bene se ci mangiamo dei cereali che sono rivestiti da un film di nanoparticelle di vetro, perché così restano più croccanti quando li inzuppiamo, e vengono autorizzate su bozze appunto fornite dalla European Round Table. Poi chi è che decide? Speculatori finanziari come Soros è uno su tanti, ce ne sono diversi di questi personaggi che riescono ad agire, a condizionare i mercati non sono un'entità estratta, ma sono chiaramente fatti da persone, da soggetti che agiscono. E poi uno dice, ma allora i parlamenti, i cittadini, cioè l'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, che fine fa? Carta straccia, e se lo dice lui, in un qualche modo dovremmo... La luce negli occhi. Sì, da fastidio, bisogna... Troppa luce. Troppa luce. È troppo illuminato. Sì, mi sa che... Ha visto la luce in fondo al tunnel. Esatto. Allora, lui scrive nel suo libro La democrazia in Europa, leggetelo ma con un buon protettore gastrico accanto, lui scrive che i parlamenti dovrebbero in qualche modo seguire maggiormente le istituzioni, le autorità europee che dovrebbero educare e istruire i parlamenti alla faccia della sovranità che appartiene al popolo. Non solo. Quando ancora era primo ministro, all'epoca di scrittura di questo libro, si è lasciato andare ad una dichiarazione di questo tipo, che è di una gravità mostruosa. Parlava della TAV in Val di Susa e diceva: gli abitanti della Val di Susa che stanno protestando contro il progetto dell'alta velocità Torino-Lione non si chiedono mica se le procedure sono state assunte in maniera legittima. Ognuno si proclama alla pari di chi prende le decisioni. Procedure legittime? Anche lo sgancio della bomba atomica su Nagasaki e Hiroshima è stato fatto con procedure legittime. Il concetto di legittimità non significa automaticamente giustizia o in un qualche modo equità o correttezza. Significa semplicemente che qualcuno, qualche governo, qualcuno con procedure di carattere amministrativo istituzionale ha legittimato un determinato tipo di comportamento, ma che se è giusto questo è un altro paio di maniche. Poi Monia, scusa, c'era un'altra affermazione molto forte di Monti, non so se la riferisci adesso o dopo, c'è il tuo testo, quello che dice del cittadino che non può essere chiamato a interessarsi a fare le leggi, giusto? Perché deve essere, esatto, ognuno si proclama alla pari di chi fa le leggi. Ognuno si proclama alla pari di chi fa le leggi. No. Non solo il cittadino dovrebbe proclamarsi alla pari di chi fa le leggi, ma dovrebbe proprio essere quello che le leggi le fa. In una repubblica dove la sovranità appartiene al popolo, non esiste che un primo ministro dica si ergono alla pari di chi fa le leggi. È il popolo che dovrebbe decidere, è il popolo che dovrebbe regolamentare e gestire la cosa pubblica. Invece no, addirittura arriva a chiedersi, ma invece forse sarebbe meglio anche ragionare nei termini di un governo mondiale, forse sarebbe tutto più semplice, in forma interrogativa pone anche questa questione. Proprio all'insegna di un'ondata globalizzante e globalizzatrice che fa tavola rasa dei diritti dei cittadini, della partecipazione, del coinvolgimento, di tutto ciò che ciascuno di noi in qualche modo dovrebbe poter esercitare. Però un passaggio più vicino, se non mi direbbe, ma Monia tu ce l'hai con Monti. E allora arriviamo all'attuale primo ministro. E non ci crederete, ma finalmente per Letta sovranità è fondo sovrano italiano. Dice, urca, viene scappata una giusta. Fatemi spiegare. Questo fondo sovrano italiano è stato istituito nell'estate scorsa e è uno strumento della Cassa Depositi e Prestiti che serve per agevolare il processo di privatizzazione e di svendita del patrimonio italiano. Questo è il concetto di sovranità dell'attuale primo ministro, tanto per intenderci. Quindi tiriamo un pochino le somme. La famosa casa che abbiamo ricevuto in eredità, questa Unione Europea, è basata
sin dall'origine su un principio irrevocabile e istituzionale del mercato e conseguentemente sulla necessaria sottrazione di sovranità dei popoli, dei cittadini, dei vari paesi. Necessaria, ce lo ricordano anche più riprese, ce lo ricordava Monti, ce l'ha ricordato Draghi, ce lo ricorda Letta, ce lo ricordano i vari personaggi che di volta in volta si alternano sotto i riflettori. È necessario sottrarre sovranità per poterle, anzi le crisi sono utili perché consentono di sottrarre sovranità da livello statale, da livello dei vari paesi per poterle conferire a queste istituzioni. Quindi ci troviamo all'interno di una casa che ha delle fondamenta molto precarie, che non reggono, vi ricordate, dal piano Marshall per passare al piano Pierre-Verne, al trattato di Maastricht, il famoso regolamento attuativo. E ci troviamo in una casa dove non siamo nemmeno padroni, perché appunto necessaria sottrazione di sovranità, ci dicono. E i padroni di casa utilizzano armi come il debito, l'austerity, il memorandum, gli swappi, i titoli tossici, tanto cari tra l'altro anche alle multi utilities e a quelle aziende che vanno poi a gestire direttamente i territori, alle quali magari cediamo il patrimonio di realtà comunali o di consorzi di comuni, magari diminuendo il valore delle aziende già esistenti apposta per far fare la, come dire, il colpo gobbo, come è avvenuto nella mia città Ferrara con ERA, non lo sto dicendo ovviamente caso, qui a Udine. È con una situazione che oggi è, dire paradossale, veramente un eufemismo, perché quanto sono aumentate le tariffe, quanto sono aumentati i servizi, quante la scarsità di controlli, ad esempio, per quanto riguarda l'acqua, insomma, potremmo parlare a lungo, ma capisco che vado fuori tema, però, insomma, mi raccomando, guardateci bene, se riuscite, insomma, fate qualcosa, perché io arrivo da una realtà dove questa è già operativa e sappiamo il prezzo che paghiamo. Era speculazione finanziaria, borsa, quotazione, veramente il proprietario, il cosiddetto pubblico, il comune, vale nulla, conta nulla, non ha possibilità di intervento, solo, come dire, in qualche modo di riverenza. Non mi fa più niente. È meglio che siamo zitti. Adesso, dopo. Poi parleremo. Ci sono appunto strumenti particolari che vengono utilizzati da questa finanza speculativa, da quella che è una vera e propria dittatura finanziaria europea e globale. Come i bond della morte, due parole su questi li voglio spendere perché sono esemplificativi di che cosa è la finanza oggi. C'è una banca tedesca, importantissima, la Deutsche Bank, che ha deciso di creare un vero e proprio prodotto finanziario, chiedo perdono per il termine, ma così lo chiamano, che si basa sulla scommessa, sulla morte, di un campione di 500 persone che vivono negli Stati Uniti. 500 abitanti con un'età compresa tra i 65 e gli 82 anni, le cui condizioni di salute sono state parametrate, indicizzate, cioè hanno avuto un voto da una società terza, per capire più o meno quando è che queste persone possono morire. C'è una patologia grave, quindi questo è a rischio, lì vabbè, reumatismo, roba da ridere, quindi questa campa a lungo. E quindi anche magari le persone che vanno in pensione con il proprio TFR rischiano magari di trovarsi in pancia prodotti di questo tipo. Persino i funzionari che lavorano in banca nemmeno sanno che tipo di prodotto vanno in un qualche modo a vendere, perché è nascosto dietro una sigla, numeri e lettere, e fa parte magari di un portfolio di prodotti finanziari che servono per differenziare il rischio. Così dico. Ma funzionano così: se io sono fortunato, indovino l'anno di morte, e un rendimento fra il 6 e l'8%, che è elevatissimo. Se sono particolarmente fortunato, queste persone muoiono prima, per cui raggiungo un rendimento a due cifre. Se sono sfortunato, queste persone vivono un pochino più a lungo e mi viene intaccato un po' il capitale. Se queste invece vivono molto più a lungo, perdo ciò che ho investito. Ma vi rendete conto che una finanza che arriva a speculare, letteralmente a scommettere sulla morte delle persone, è quanto di più folle, di più disumano possibile e immaginabile, per cui ci troviamo in un ambito di finanza globale che è un vero e proprio gioco d'azzardo sulla pelle dei cittadini. Siamo in un casino della grande finanza. Se volete togliete l'accento, perché tanto all'interno di un bordello ci hanno veramente trascinato, quindi è pauroso quello che stiamo pagando con le nostre vite. E anche quando fingono di litigare fra di loro le varie istituzioni,
istituzioni, Fondo Monetario, Banca Centrale Europea, Commissione Europea, sul debito si intendono sempre. O meglio, su come imporre strumenti che vadano a vincolare le politiche dei paesi a dei veri e propri contratti dal punto di vista del diritto internazionale, per ciò che deve essere fatto, e quindi licenziamento, aumento delle tasse, taglio della capacità d'acquisto di salari, stipendi, pensioni, privatizzazione, svendita del proprio territorio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è già vero per la Grecia, per l'Irlanda, per il Portogallo, per la Spagna e anche per Cipro, con un aggravante, che per Cipro ad agire non è più la cosiddetta troica, chiamata così dai media, ovvero Banca Centrale Europea, Commissione Europea, Fondo Monetario, ma una nuova istituzione creata in seno a questa Unione Europea, ovvero il Meccanismo Europeo di Stabilità, European Stability Mechanism. Questo è il frontespizio del memorandum di vincolo di Cipro. Questo MES o ESMA, banalizzo molto ma mi interessa insomma che sia chiaro come funziona, chiede fondamentalmente che i vari stati mettano le mani in tasca ai propri cittadini per recuperare dei fondi da conferire a questa struttura, Meccanismo Europeo di Stabilità, 125 miliardi di euro solo come tranche iniziale per l'Italia, e in qualunque momento il Board of Governors può decidere per delle ricapitalizzazioni e i paesi hanno 7 giorni di tempo per potersi adeguare. Ora, una volta che è messa questi fondi, cosa ci può fare? Può concedere aiuti, ovvero prestiti con interessi da dover restituire, ovvero nuovo debito, al paese in difficoltà. Cioè, noi siamo in difficoltà, dobbiamo rastrellare del denaro da conferire a questo MES perché questo MES ci possa in qualche modo vincolare con nuove forme di debito. Ma c'è di più! Siccome non basta, cosa hanno pensato a partire dall'Eurovertice del giugno 2012 sino agli ultimi Eurovertici di giugno e dell'autunno di quest'anno? Beh, hanno adottato l'SRM, Single Resolution Mechanism, grazie al quale, nell'ottica dell'Unione Europea Bancaria, per il MES è possibile agire direttamente ricapitalizzando le banche senza passare dagli stati. Cioè, se le banche sono in difficoltà, il MES può ricapitalizzare senza, come dire, passare per quegli stati, per quei cittadini che invece hanno dovuto pagare la quota di partecipazione al MES. Ovvero, ciò che veniva propagandato come fondo salva stati, per dichiarazione della stessa Christine Lagarde, lo trovate sul sito ufficiale del Fondo Monetario Internazionale, finalmente è stato creato un fondo salva banche. Questo è. Ora, ragionando sulla base dei paradigmi di chi ci governa, dovremmo innanzitutto valutare qual è il debito reale e se vada pagato. Se ci sono strumenti dal punto di vista del diritto internazionale, e ci sono delle sentenze che sono utilizzabili, per chiedere la riduzione, quindi la cancellazione parziale o totale del debito, qualora questo debito possa essere riconosciuto come detestabile o odioso, come è successo ad esempio nel 2008 con l'Ecuador. Cioè, se ci si rende conto che è stato contratto con delle condizioni aperte o con delle condizioni diverse da quelle che poi nel tempo si sono andate a sviluppare, bene, all'insaputa dei propri cittadini, si può anche invocare il debito detestabile. Poi nel libro ho inserito anche l'analisi compiuta da uno studio svizzero di economisti che hanno valutato la possibilità, per una parte del debito pubblico, di risalire a quali sono le banche che dovrebbero fungere da tramite sia per i crediti sia per i debiti, ragionando in termini di compensazione del debito fra paesi, cioè l'Italia è debitore e creditore allo stesso tempo, o meglio, strutture relative al debito pubblico. Il debito pubblico italiano è detenuto da banche, ad esempio, all'estero, che in un qualche modo dovrebbero rendere dei soldi all'Italia perché l'Italia ha del debito pubblico, ad esempio, tedesco? Sì, ci sono. E allora come si fa? Una semplice operazione matematica. Sì, ci sono. E allora come si fa? Una semplice operazione matematica, se ne piccola una, più, meno, uguale. Resta una differenza marginale da dover chiaramente erogare alle banche, ma un percorso di compensazione del debito, qui ho veramente spremuto al massimo, molto più complesso nel libro l'ho riportato, un percorso di compensazione parziale del debito pubblico, perché in realtà in larga parte non è nemmeno individuabile
nelle tasche di chi sta questo debito, ma dove è possibile farlo, perché non agire con la compensazione? Ma è chiaro, perché le banche perderebbero una valanga di interessi derivanti proprio dal mantenimento in essere di questo debito enorme. Ora, a fronte di un quadro non certo roseo come quello che ho appena descritto, voglio pensare, però, che tutto sommato non hai sbagliato, sono europeista, sono euroscettica rispetto a questa Europa, però secondo me l'idea di un'Europa dei popoli, di un'Europa dei cittadini mi piace. E vorrei che quella casa avesse delle fondamenta solide. Ognuno può valutare che tipo di scelta fare. A mio avviso bisogna uscire da queste strutture, come dice Heisberg, che è un economista, tra l'altro del Centro per gli Studi Strategici, attivo anche in Svizzera. Dice, forse dovremmo renderci conto che non si può pensare di salvare l'euro ad ogni costo sacrificando così l'Europa. Dovremmo valutare invece se non sia il caso di salvare l'Europa anche al costo di pagare con la moneta, nel senso con un ritorno a delle monete nazionali. Un ritorno delle monete nazionali però, guardate bene, non è che ci salverebbe, questo lo dico a scanso di equivoci. Primo, se noi per magia domani potessimo tornare alla nostra lira, ci troveremmo che lo Stato italiano si indebita con la propria banca centrale, perché a partire dal 1981 c'è stato il cosiddetto divorzio fra il tesoro e la banca centrale, per cui non è più un'unica realtà. Per quanto ci raccontino che la banca centrale italiana è un ente di diritto pubblicistico, la proprietà della Banca Centrale Italiana per il 95% è privata e agisce come soggetto a sé stante, quindi lo Stato per mettere in circolazione delle lire va indebitandosi con la propria Banca Centrale, quindi non è che risolveremmo il problema semplicemente tornando alla lira, dovremmo risolvere il vero nodo responsabile del debito in Italia, in Europa, a livello globale, il fatto che agiamo in un sistema che è moneta debito. La moneta che utilizziamo al momento stesso dell'emissione è indebitante per i paesi, per come è stata concepita. Se noi risolviamo questo nodo, noi abbiamo il nostro grande affare a fare operazioni, valutazioni, a proporre soluzioni, a tamponare, a mettere lo stucco nelle crepe delle case, a sistemare il tempo, perché fondamentalmente la struttura non regge e il debito continua ad aumentare. Poi c'è un passaggio fondamentale che è il primo passo che ciascuno di noi può e dovrebbe, a mio avviso, compiere. Quello di un'informazione reale, vera, che non è quella che arriva da quello strumento malefico chiamato televisione. Ora, una cosa oggi è vera fin tanto che la si è vista in TV. Ma se la proprietà delle TV, o piuttosto che la proprietà delle redazioni, le linee redazionali, la proprietà dei giornali, dei quotidiani, delle radio, delle stesse testate giornalistiche e televisive, è afferente a quello stesso sistema che magari ha il controllo anche della speculazione finanziaria, gestisce il governo, o quantomeno si autocensura per essere gradita a questo sistema. No, ma sei una complottista. Sì, di brutto. Non potremo mai avere la verità. E uno dice, per fortuna c'è la rete. Nel senso che sì, per fortuna c'è la rete che ci permette di stabilire relazioni, di informarci, di attingere alle fonti originali, di trovare documenti, perché in realtà non nascondono mica le cose, si trova tutto sui siti originali, bisogna andare a cercare. E uno che fa fatica ad arrivare alla fine del mese, fa fatica ad arrivare a sera, non ha tempo da dedicare a ricerche in internet, a controllare, e quindi diventa ancora più facile portare a spasso. Se poi si scopre che nel febbraio di quest'anno l'Europarlamento europeo mette come voce di spesa 2 milioni di euro per assoldare dei trolls, ovvero delle persone che agiscono dietro le tastiere per spegnere, silenziare o creare confusione, provocare rispetto a tutti coloro che hanno posizioni euroscettiche, si capisce come sia sempre più difficile attingere alla verità o anche alle fonti che in un qualche modo possono darci un'idea complessiva. Quindi l'informazione reale può sembrare banale, ma oggi è una delle cose, come dire, più faticose da poter individuare rispetto al panorama complessivo. Poi, e vado veramente verso la conclusione, c'è un passaggio fondamentale.
hanno abituato all'idea di delega. Noi andiamo a votare ogni 5 anni, un po' prima se casca il governo, votiamo a livello territoriale e poi ci deresponsabilizziamo in qualche modo, cioè abbiamo dato la nostra fiducia a qualcuno, ci vediamo fra 5 anni, se non mi piace il voto di protesta oppure non vado a votare, sono andato a votare. La sovranità appartiene al popolo, sono andato a votare. Siamo in democrazia, andiamo a votare. È una presa in giro. Se noi ad esempio diamo la sovranità monetaria a chi si è alternato al governo del paese finora, che è un'istigazione delinquere, quindi rispetto di qualunque vostra idea possiate avere, però voglio dire, a livello di clientelarismo, corruzione, spreco, assalto al denaro pubblico, credo sia evidente a tutti. E di conseguenza dare la possibilità di creare denaro dal nulla, come oggi nel sistema vigente, a realtà di questo tipo, non è certo risolvere i problemi, anzi. Ma non è nemmeno risolvere i problemi quello di sentirsi in pace con la propria coscienza perché si è andato a votare, perché si è delegato il proprio ruolo di cittadinanza. Oggi serve, piaccia o non piaccia, una partecipazione maggiore, diretta, un coinvolgimento diretto, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare, partire dal proprio territorio. Se pensiamo di sconfiggere il sistema ai massimi livelli, siamo perdenti in partenza perché hanno armi, nel senso letterale o meno, di qualunque tipo per poterci spegnere. Invece nel nostro territorio sappiamo con chi possiamo rapportarci, con chi possiamo costruire, con chi, anche magari pensandola diversamente, però a fronte di un problema si può discutere, si può lavorare per la sua risoluzione. Possiamo lavorare perché ci sia un'economia più etica. Ieri sera, ad esempio, ero in provincia di Verona con questo istituto dell'economia del bene comune, di questa concezione etica delle imprese, una cosa veramente molto bella nell'ottica di una decrescita che non sia regressione, ma che sia miglioramento e condivisione maggiore delle disponibilità per tutti quanti. Serve quindi un profondo cambiamento individuale, e appunto per citare Papa Francesco, anziché occupare spazi e anche autocritica, perché pure per me è più facile in un qualche modo fare ginnastica con le dita sulla tastiera, affermare una propria idea, una propria posizione, piuttosto che spostarsi nei territori e cercare di costruire. Ma invece oggi è quanto mai urgente avviare processi più che occupare spazi. Il cambiamento richiede partecipazione, richiede impegno, richiede sacrificio, ma non abbiamo mica alternativa. O ci pieghiamo a questo sistema e ne restiamo schiavi, siamo prigionieri di questa dittatura finanziaria globale, oppure in un qualche modo reagiamo. E non ci fa fatica, ma cosa faccio? Ma vedi questi, ma cosa posso fare io? Alzatevi ogni mattina, visto che ci hanno portati all'interno di questa idea individualistica, alzatevi ogni mattina pensando che cosa potete fare per voi, per la vostra famiglia, per le persone alle quali volete bene, per le persone amiche e vicine, che cosa potete fare per evitare che il vostro denaro, i vostri sforzi, il vostro tempo vada ad alimentare questo sistema dittatoriale, e come in un qualche modo possiate liberarvi anche semplicemente scegliendo che cosa acquistare, il tipo di cure da affrontare se c'è qualche problema di salute, che tipo di scelte compiere nel vostro territorio, che tipo di partecipazione realizzare, quindi nel vostro piccolo come potete influenzare, come potete agire rispetto a questo enorme sistema. Ma cioè, vabbè, se lo faccio io, se lo fa ciascuno di noi e tutti noi insieme. Il cambiamento lo si fa uno alla volta, ma non può essere uno solo o non solo una manciata di persone. Tutti insieme, svegliatevi pensando, io non devo dare soldi oggi a questo sistema. Che cosa mi invento? Che obiettivo mi pongo per riuscire a risparmiare, per riuscire... Allora è così che leggendo l'Italia trovo chi ad esempio ha imbastito la propria comunità su quella che l'Agenzia delle Entrate considera la massima evasione possibile e immaginabile. Il baratto, lo scambio del tempo, lo scambio dei prodotti del proprio orto, lo scambio delle professionalità. A livello gratuito, condivisione, anche questa sarebbe evasione. Però è un modo diverso di concepire un'economia, di concepire un territorio. Può essere una moneta complementare locale? Valutiamo anche questo. Può essere una nuova concezione di economia, un nuovo ruolo dei cittadini? Valutiamo tutto ciò che può essere fatto, a partire dalle nostre comunità. E quindi ogni giorno, ragioniamo un po' come diceva Ernest Hemingway, che voglio citare in conclusione,
oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi.